Altra zona dove mettere i fusibili. Tanto finché li abbiamo. Non vedo. Perché non usarli? Ecco fatto. Dai che tra poco saliamo anche di livello. Vediamo se riesco. No, perché quello... Non penso di riuscire a sovrascriverlo per il semplice fatto che quello continua a scorgare liquido tossico. Però così almeno ha smesso di sgorgare. E per fortuna abbiamo una tanica d'acqua. Ecco fatto. Un randello. Meglio che niente, dai. Piano piano ci stiamo riempiendo di roba blu, eh. Chiuso? No, per fortuna. Questi qua in armatura sono un problema. Meno male che con l'abilità del calcio gli togliamo un sacco di difesa. Aspetta. Kaboom. E addio a Ryan. Addio al colonnello Evans. Ecco qua. Madonna mia che... Che male. Ecco qua. E la madonna, quanta gente. Dammi sta chiave. Lovely. Te, è stata una mossa incredibile comunque. Prendiamoci sta tanica che ci può essere d'aiuto. E avanziamo. Pip. Era necessaria questa scena. Cos'è quella? La voglio. No, la mia tanica. Vabbè. Che cosa abbiamo qui? Un tubo bomba. Ah, la pipe bomb. Posso passare? Kaboom. Non c'è male. Ecco fatto. Addio al panzone in fiamme. Porca troia che dolore. Ecco qua. Problema risolto. Le pipe bomb. Ottime, ottime, ottime. Peccato che io ora abbia bisogno di quell'antincendio. Se no, non si passa, giusto? Certo. Facile così, eh. Cretino del cazzo. Ecco fatto. No, dai. Ce n'è un altro di quelli grossi, vero? Ovviamente ce n'è un altro di quelli grossi. Per fortuna che siamo intelligenti. Allora, facciamo ricaricare la pipe bomb. Lanciamo questa lì. Questa la lanciamo là in fondo. E kadaboom. Ciao ciao. Dovrebbe... Speravo morisse un filo più rapidamente. E addio al frantumatore che mi ha dato degli artigli. Ovviamente ho l'inventario pieno. Allora, apriamo qui. Buttiamo questa. Buttiamo questa. Addio al nostro amico granatiere. Che bello. Soddisfacente, soddisfacente. Uscita dalla zona. Raggiungiamo i Monarch Studio. Eccoci qua, ed è di nuovo notte. Che bello. Monarch Studios. Michael? Tutto bene? Ecco fatto. Richiede la chiave frigo. Di tutte le cose che potevano essere richieste, questa è la più strana. Sembra chiuso. Chissà come. Che atmosfera horror. Che bello, mamma mia. È così soddisfacente. Ma poi mi chiedo veramente che cos'è che Michael sia venuto a prendere. Sicuramente è una roba simbolica per Emma, sicuramente. Tipo, non lo so, il suo primo film, la sua prima, che ne so, qualsiasi cosa che potrebbe farle piacere, ma sinceramente dubito che sarà qualcosa di veramente utile a salvarci. La chiave dello studio 7, va bene. Perfetto, era anche la chiave della missione, fantastico. Ti prego dimmi che
è un progetto o qualcosa di simile. No, sono solo robe inutili. Nessuna pietà. Non fermarti, gli attacchi degli zombie affetti da un effetto di stato dannoso conferiscono un aumento moderato dei danni. Ah. Mentre questa visuale è libera. Colpisci mentre sono a terra. Batti uno zombie per ottenere un aumento moderato dei danni delle tue armi a distanza. Delle armi da lancio e degli oggetti da lancio. Ok, se schiaccio la testa 1 posso usare le armi da lancia con più forza. Piuttosto questo. Questo potrebbe essere buono. Perché anche solo colpirlo con il calcio gli dà l'effetto di stato. Quindi, cosa potrei mettere in più? Allora, anzi, vediamo che cosa abbiamo equipaggiato. Questo non so se funziona o meno, non riesco a capirlo, però per il momento lo lascio. Anche questo qua dell'esplosione non sembra male, comunque. Ah, giusto, rimettiamo questo. Per il momento, un aumento dei danni potrebbe essere buono. Però anche questa... Schivare ci aumenta i danni, dai, usiamo questa. Tanto sto imparando piano piano a schivare in questo gioco. Vediamo, proviamo un attimo. Vediamo se è visibile, forza, colpiscimi. Vediamo. Esegui 25 mosse difensive perfette. Ok, non so di quanto sia l'aumento del danno, ma sicuramente può essere utile. Abbiamo... una buona sfilza di abilità che ci aumentano i danni, quindi se anche ce le aumentano di poco, comunque secondo me più avanti ci può essere solo che utile. Dunque, abbiamo la chiave, possiamo entrare. Ehi là. Michael. The smell of a soundstage. Paint, sawdust, epoxy resin. Lovely. Sta musica è iper tragica. Dio mio, quanto. Fa vedere. Lo sapevo. Non so a cosa possa essere utile, ma secondo me ci serve. Interruttore automatico. Questo. Che nervoso. Ero felicissimo di averlo tolto e adesso mi riappaiono tutti i messaggi. Certo che lo so che cos'è un interruttore automatico. Non c'è modo di disattivare solo il tutorial. Dunque, questo dove lo dobbiamo mettere? So, how do I open this bad boy, eh? Beh, la porta ci serve questo. Su questo c'è poco da dire. Il punto è dove la dobbiamo infilare? Dunque, abbiamo trovato dove va il pannello. Va qua dentro. Te, infilalo dentro e via. Tempio, riflettori e pioggia. Ok, non è effettivamente quello che credevo sarebbe dovuto succedere. All praise the God Spider. Il God Spider. Those guys are not green screen FX. Dai. Dai, dai, quanta gente siete? Posso... no, eh? Ecco qua. Dai. Ti sta benissimo. Cretino di merda. Dai, provaci. Aia. Dai, vieni qua. Mamma mia, patetico. Ormai anche questi qua grandi, ciaone. Continua ad esplorare. Ma pensa, io che volevo andarmene. Oh, bella la giungla. Ok, tavolo da lavoro. È il momento di vedere se posso fare qualcosa con alcune di queste. Ad esempio, ecco fatto, andiamo. La giungla ci aspetta. Posso entrare? Ovviamente no. Ulla madonna. Ma levati. Là. Vai bello. Kaboom!
Ma dov'è finita? L'ho lanciata lì io. Benissimo. E gli adepti del dio ragno sono volati via. Boss fight. Alas, Yorek. Bla bla sword fight time. Bla bla bla. Porca miseria. Comunque non capisco l'effetto dell'impatto. Si dovrebbe traumatizzare i zombie, ma non vedo sto grandissimo effetto in realtà nel traumatizzarli. La madonna. Dove vai? Mamma mia. Guarda questi. Guarda che gli sta facendo un servizio orale qui davanti a tutti. Che schifosi. Effetto pioggia. Sblocco dei riflettori. Ok. Ok, ok. Allora, aspetta. Posso passare? Ok, in teoria. In teoria posso passare. Se riesco a spingere questo piano piano. A meno che non ci sia una fonte. Non riesco a capire se c'è una fonte che continua a sgorgare il liquido. Io, per il momento, mi tengo una tanica qui per sicurezza. In qualche modo ce l'abbiamo fatta. Ma vaffanculo, c'era l'effetto pioggia. Comunque, ad ora veramente l'unica arma che mi sta deludendo è proprio il manganello. Fa veramente pena, a livello sia di danni che di statistiche. Ma non solo questo, in generale tutti quelli che abbiamo trovato non mi sembrano per niente buoni. Poi magari qualcuno mi dirà: no, il manganello se lo usi in combo con questo e quest'altro. Non me ne frega niente, ad ora mi sta deludendo. Punto. Sono io che lo rendo buono. Se andiamo di sopra, secondo me troviamo una cassa. Ma guarda un po', ho indovinato. Con una picca. Che fai, che fai? Stai buona. Non vedo l'ora di provarla. Soprattutto al posto di sta cagata. Veramente, non vedo l'ora di liberarmene. Il momento in cui si distrugge, la buttiamo. Stabbed with a quality kitchen knife. Michael's ammo. Di qualità addirittura. Da cosa l'hai riconosciuto il fatto che era di qualità? Che ha fatto un taglio perfetto? Saluta la guardia. Allora, l'effetto stordente in realtà non è terribile. Grazie. Ah, del frigo Bartra. Ma ti prego ancora. Sfolla gente. Ma è diverso dal mio. Mi chiedo se ci siano armi uniche in questo gioco. Perché sfolla gente, sì, è un manganello, ma è diverso il nome, giusto? Comunque, a proposito di cose di diverso nome, iniziamo ad usare le armi meno potenti, che così piano piano iniziamo a fare spazio alle altre armi migliori. You see? Footprints in paint. Eccole qua, infatti. This is a proper clue. Questa è una prova. Detto ciò, io, prima di proseguire, cerco sempre oggetti che non si sa mai. Esatto. Damn. Which way? Ok. Which way? Forza, belli. Kabummete. Forza, forza, venite. Poverino. Se ti piacerebbe. Dammi un secondo. Iniziamo a utilizzare armi che magari fanno degli status continui nel tempo. Ad esempio il fuoco. E che palle. Aia. Certo che affrontarne due assieme così è una rottura di scatole. Nah. Troppo lontana la bomba è andata.
Proviamo con gli shuriken. Aia. E uno. È andato. Che cosa mi hai droppato? Dai. Un'accetta, che bello. Che palle i calci. Non riesco a definire mai la distanza. Muori per il fuoco? Muori per il fuoco. Finalmente, aggiungo. Mazza da golf. È vero, in realtà anche la mazza da golf faceva abbastanza schifo. Però guarda come l'ho tagliato a metà perfetta. Dunque, 178, una bella ascia. C'è da dire che comunque Michael, se è sopravvissuto, è sopravvissuto alla grande a tutto questo, eh. Melma caustica. Vuoi vedere che qualsiasi strada avessimo scelto era giusta comunque? Però sta melma sembra un po' strana. Ed ecco qua altre impronte. Non ne sono sicuro che l'abbia fatto intenzionalmente, però. Segui Michael nello studio di registrazione. Ok, dammi un secondo. Fammi vedere se c'è altra roba che posso derubare in giro. Valigetta di Kelly Joe. Spero che almeno ci sia un'arma. Boy's got brains and grit. Se è stato lui, perché il dubbio ce l'ho ancora io, sappilo. Non è detto che sia stato lui a fare tutto sto casino. Un progetto. Massacro. Più danni agli arti e la durata. Ah, questo sì che è buono. Più danno agli arti, il che vuol dire che esatto, funziona su un'arma da taglio buona. I think whatever spews this goop is following my... ok. Quindi non era roba da scena. Era effettivamente, vuol dire che tra poco incontriamo lo spitter. Ah, Gesù. They're turning back after this drop. Chi l'avrebbe mai detto? Comunque, siamo in una zona di una sitcom qui. Prendi l'ascensore. Dove? Dove sei, spitter? Perché tanto lo sappiamo che ci sei tu qui. Ah, questo è l'ascensore. Ma cos'è, camera caffè? Dai. Eccoli. Madonna mia, l'impatto su questi. Porca troia, che dolore. La spada da ufficiale, buona, la voglio. Diciamo addio alla mannaia. Tu da dove sei apparso, scusami? Porca miseria. Oh, certo che il tirapugni con l'impatto mica male, eh. Ecco fatto. Si mettono pure a ridere. Dai. Quando è che appare quello grosso? Ah, strano. Tutto qui? Tutto qui? Strano. Perché ho paura che succederà qualcosa di brutto lì? Altro tavolo da lavoro pre-boss, ovviamente. No, devo dire che l'impatto sul tirapugni sono iper sorpreso. La mazza da golf, addio. Questo, addio. Ho bisogno di un po' di spazio. Però qui a 30 metri c'è da usare un fusibile. Oh, eccolo qui. Lo sapevo che qualcosa c'era, guardalo lì. Mamma mia, che male. Ecco fatto. Comunque, c'è modo tipo di disattivarlo? L'unica cosa che possiamo fare, immagino, è passare sotto e disattivare il fucile. I fucili. La nostra prima arma viola? No, sarà blu di sicuro.
Un altro catarro. Vabbè. Allora, grande grosso ragnone. C'è una boss fight? Sicuramente. Una volta superato anche questo, non potremo tornare indietro. Animatronics, pyrotechnics, giant spiders and sexy Kim Canaveral saving the day. Comunque, sto ragnone sputa acido. E la cosa non mi lascia sicuramente felice. Qui c'è una tanica, più di una tanica d'acqua. Io, sinceramente, la butterei già qui. Prima ancora della battaglia, che non si sa mai. The slime beast is in here somewhere too. Allora, sicuro Michael è qua dentro e la belva appare ora. No, 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 via, 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 via. Brutto cattivo. Schifo. Alesis e Hernandez. Ecco fatto. Sinceramente, ma vai via, sono più veloce io di un panzone radioattivo. Ma levati. C'ho mica un'arma di fuoco? Ha, bella schivata, fatelo dire. Ecco qua. Esplodi. Grazie. Un progetto liquidazione da mischia. Ah, finalmente. Sicuramente quello tossico, dai. That one was 90% guff, Chutney. You all right? I'm fine. Lo sapevo che era venuto a prendere una stronzata. Emma's Romero, but I, of course not. Look, medical supplies. For anyone we know? No, no, well, not yet. It's not like insurance is worth anything these days. We'll need these to, you know, keep us safe. I'm helping. Va bene. I'm sure they'll come in handy. You and Emma, biggest thieves. Just give me more than I can ever repay. I can't be what she needs. I can't protect her. Look, I've got us all the way out of here. But Emma can't budge without you. She could do anything. With you as her boy wonder. Stand by her side. Sure. Yeah, okay. Bravo ragazzo. Hey, you're there? It's Sam B. Yodel, I'm here. Heard you was in the hills. Me too. Got a line on some guns. Bangers, mash and gravy. No doubt. Come meet me. Arrivo, capo. Don't need you getting nibbled. Well, you don't need to worry about that, okay? I'll be fine. Just go get those guns. Okay. Stay sharp. Mm-hmm. Thanks, Mikey. Bravo ragazzo. Dai. Anche se... vediamo cosa abbiamo ottenuto. Michael Anders e il Sacro Graal. Occhi di falco. Fuoco rapido. Colpisce uno zombie con un oggetto da lancio per attivare incremento della ricarica accumulabile più volte. Sì, ma non mi sembra così utilissimo. Buono, ma non utilissimo. Ok. Shortcut out of here. Bravo. Meno male che ci sono gli shortcut, come dici tu. Mi servirebbe più che altro un tavolo da lavoro. Vorrei provare a vedere questa nuova modifica che abbiamo ottenuto. Life is nothing more than an illusion. It's like a poor actor who struggles and worries for his hour on the stage. Sì, però. Never heard from again. È finito di dire cagate? Hello, you're through to Jacob.
I'll be your Zompocalypse help advisor for this call. Okay, that's clear you're alive. I have a friend who needs help. Any chance you could get to the Halpern Hotel, like, soon? That hotel ain't the holiday destination it once was. Who is this? Hold up. I'm Hannah. I'm hunkered down with my BCLA buddies in the rental we share in the Venice Canals, but I've lost contact with one of them, Rav. He's a med student. I don't do corpse retrieval. Although, if he's a walking corpse, I can put an end to that for you. You haven't seen the Bobcats in action. He's a survivor, and he's been making unique weapons. Mmm. Worth your while. Esatto, questo mi ha attirato l'attenzione. Okay. If Rav's alive, I'll find him. Thanks for calling the Zompocalypse Helpline. Out. Questo sì che è interessante. Incontra Rav vicino al Caustic X. Ah, eccolo qua, un tavolo da lavoro. Benissimo. Dunque, è arrivato il momento di iniziare a liberarsi di un po' di roba inutile, mi sa. Va bene anche vendere le cose, ma da qui a che le andiamo a vendere, mi sa che passa un po' di tempo, giusto? Proseguiamo. Ah, addirittura,